Oggi vediamo la verità su queste spaventose immagini di Roblox. A volte i giochi di Roblox possono sembrare innocenti. Ma anche queste immagini apparentemente innocenti possono avere un retroscena abbastanza oscuro. E il creatore del gioco potrebbe non saperlo nemmeno. Ma oggi daremo un'occhiata a queste immagini trovate su Roblox. Cosa? Ma io non ci penso proprio. Non sei curiosa di sapere la loro storia? Un pochino sì, dai. Allora Polletta, adesso parleremo del primo gioco più terrificante di Roblox. Il gioco si chiama Smile. Ha avuto più di 21 milioni di visite. Oh sì, ci sono un sacco di cose inquietanti in quel gioco, Polletto. Già il titolo è molto inquietante. E il creatore del gioco sembra avere una farfalla. Ma ancora più sinistro è la miniatura di questo gioco. Sembra come una faccia bianca e pallida. Eh sì, Polletta, ma sai di cosa si tratta veramente? Sembra che il creatore si sia ispirato a una creepypasta che si chiama Gargless and Boogman. E come puoi vedere c'è la stessa faccia. Però guarda, in questa immagine ha anche dei capelli. Mamma Polletta, tipo dei capelli così. Polletto, ormai sono abituata a vederti pelato. Però guarda, ci somiglio veramente. Ma questa immagine ha preso popolarità per la prima volta in Giappone. Qualcuno addirittura su 4chan si chiede perché i giapponesi siano ossessionati da questa immagine e ne hanno persino realizzato una cover per telefono. Qualcuno ha risposto che è un urlatore che manda in crash il browser, facendo letteralmente esplodere il computer. Oh mamma, a me sembra Marshmallow. Ma la verità proviene da un altro sito chiamato Make It Cute. E non so per quale motivo, ma molte di queste immagini sono censurate. Ma in questo video possiamo effettivamente vedere che l'immagine originale di questa faccia spaventosa è in realtà questa bambola. Ecco un confronto fianco a fianco delle due immagini. Oh mamma, la bambola sembra ancora più inquietante dell'immagine. Sembra che non ha gli occhi. In verità, Polletto, queste sono le Ichimatsu Doll e vengono prodotte fin dagli anni 30. Come puoi vedere, infatti, sono molto molto simili. Queste Polletta addirittura sono soprannominate bambole dell'amicizia e sono state create dai giapponesi per insegnare ai bambini a prendersi sicura l'uno dell'altro. Questa immagine addirittura si pensa sia stata presa da un sito di aste. Quindi l'immagine, ragazzi, può sembrare creepy e inquietante. Ma in verità, Polletto, il significato è molto bello. Ma in verità tra questi giochi di Roblox c'è un'immagine molto più inquietante. Ed è questa, chiamata questo uomo. Guardandolo bene sembra un'immagine della polizia. E mi sono sempre chiesto se questa persona sia reale. È popolare in molti giochi di Roblox, come anche Nico's Next Boot. Ma possiamo reperire molte più informazioni su Wikipedia. La verità dietro questa immagine è che quest'uomo è un mito che gira intorno a un ritratto, presumibilmente disegnato da un paziente malato mentale. Questo è molto interessante. E questa immagine ha acquistato notorietà grazie a questo sito, thisman.org. Aspetta, che diavolo, c'è proprio un sito? In questo sito c'è la storia di questo volto e questa immagine. La storia è quella di un paziente che dichiara di vedere il volto di quest'uomo frequentemente all'interno dei suoi sogni e che quest'uomo gli abbia dato dei consigli riguardo la sua vita privata. Ma la paziente giura di non aver mai incontrato quell'uomo nella sua vita. Qui c'è scritto che in altre molte città delle persone hanno visto quest'uomo nei loro sogni. Più di 8.000 persone senza averlo mai incontrato nella vita reale. C'è anche un video su YouTube di quasi 14 anni fa che dice che migliaia di persone sognano quest'uomo la notte, ancora ed ancora. Beh ragazzi, il sito esiste veramente ed hanno addirittura un contatto a cui scrivere la propria esperienza. Ci sono addirittura tantissime testimonianze di sogni delle persone che affermano di aver visto quest'uomo nei loro sogni. Ci sono addirittura dei ritratti che hanno fatto le persone. Aspetta, questo è come appare quell'uomo? Oh mamma ragazzi, sicuramente stanotte me lo sognerò. Devo ammettere che sono un po' spaventato, ma si trovano un sacco di documenti su internet. Questo è davvero pazzesco. Ma se tutto questo ti sta facendo paura, sappi che questo sito e tutte queste testimonianze ed anche tutta questa storia è fake. Questo vuol dire che non è veramente reale. In verità è stata una trovata geniale dai produttori di un film che dovrebbe essere letteralmente un film horror. Ma la cosa su cui non c'è spiegazione è che molte persone dicono davvero di averlo sognato. Ma molto probabilmente
probabilmente sono stati influenzati dopo aver letto la storia. Ma adesso dobbiamo fermarci qui. Ci sono tantissime altre immagini inquietanti di Roblox. E se ti è piaciuto questo video e vuoi vederne altri, lascia like e iscriviti al canale. E ti consiglio invece di andare a vedere questo altro video che compare sullo schermo. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!